YouTube è senza dubbio la miglior piattaforma sul web per utenti, creator e aziende. Vediamo perché. Fondata nel febbraio 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, l'idea nasce dalla frustrazione di quest'ultimo nel faticare a trovare video online di eventi importanti come il Super Bowl. Quindi insieme ai suoi colleghi decide di creare YouTube per risolvere questo problema. E proprio lui nell'aprile del 2005 pubblica il primo video presente sulla piattaforma, che è Me at the Zoo, che ritrae appunto lui semplicemente allo zoo. Da quel momento YouTube diventa popolare molto velocemente, tanto che solo un anno dopo, nell'ottobre del 2006, Google acquista YouTube per 1,65 miliardi di dollari. Una scalata davvero impressionante nel giro di poco più di un anno. Il grande successo di YouTube è da associare al fatto che fu la prima piattaforma a permettere la condivisione di video online e continua ad essere la miglior piattaforma di condivisione video perché continua ad aggiornarsi e a evolversi anno per anno. E oltre al fatto che ogni giorno venga pubblicato una montagna di video su YouTube, e si parla di circa 500 ore di video al minuto, è la varietà il punto di forza di YouTube. Infatti su questa piattaforma si possono trovare video di qualsiasi tipo, si va dall'intrattenimento allo sport, all'istruzione, divulgazione scientifica, ma anche giardinaggio, qualsiasi cosa. E questo permette di fruire della piattaforma a qualsiasi individuo di qualsiasi età. Infatti anche mio nonno usa YouTube per guardare i video che più gli piacciono. E un altro punto di forza è che YouTube può essere visto da qualsiasi tipo di dispositivo, dal computer, che è il mio preferito, dalla televisione, ma soprattutto dai dispositivi mobili. Infatti il 70% degli utenti guardano YouTube direttamente dallo smartphone o dal tablet. Dal lato creator invece è pazzesco, infatti la funzione studio di YouTube fornisce una marea di informazioni sul tuo canale, partendo dalle visualizzazioni, agli iscritti, tutti i grafici che ne parlano. È pazzesco e penso sia una delle cose che più mi piace vedere per informarmi su come va l'andamento del mio canale, e su questo sicuramente farò un video dedicato. Ma poi YouTube stesso ti permette di variare molto i tuoi contenuti, passando dai video tradizionali lunghi a quelli verticali più corti. Infatti nel 2021 ha introdotto la sezione Shorts, per non parlare poi dei post e delle live. Ma probabilmente la cosa che più mi piace è la meritocrazia legata a YouTube. Infatti su questa piattaforma è molto difficile crescere e aumentare i tuoi numeri se non sei molto costante e se la qualità dei tuoi video non è, diciamo, decente. Ho fatto 2 anni a fare video senza avere risultati. E sapete cosa ha fatto la differenza, raga? È che io non ho mai mollato. E infatti quasi mai succede che uno YouTuber diventi tale con 1 o 2 video immediatamente in un mese. E la pazienza e l'impegno, la costanza che YouTube premia, è quello che la rende probabilmente la piattaforma con i creator migliori. Passando ora al mio argomento preferito, ovvero le statistiche, che nel caso di YouTube sono pazzesche ovviamente. Partiamo col dire che YouTube ha raggiunto i 2 miliardi di utenti mensili. Questo significa che è il secondo sito web più visitato al mondo, nonché la piattaforma di condivisione video più usata nel mondo. È presente infatti in ben 100 paesi diversi e parla 80 lingue diverse. Infatti, nonostante sia un'azienda americana nata in America, ormai si è espansa in tutto il globo, e un mercato molto florido per YouTube è per esempio l'India. Ed è pazzesco come YouTube ogni giorno registri 1 miliardo di ore di video visualizzate ogni giorno, e questo non contando gli shorts. Infatti gli shorts nel 2022 hanno raggiunto addirittura le 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere. Per quanto riguarda invece il fatturato, i soldi che YouTube genera a Google, attraverso ovviamente le sponsorizzazioni, delle pubblicità all'interno dei video, nel 2022 ha raggiunto la cifra da capogiro di 29,24 miliardi di dollari, provenienti soltanto appunto dalle pubblicità. Bene, quindi penso di aver reso l'idea di quanto mi piaccia e di quanto io ami questa piattaforma. Spero di aver trasmesso un po' di questo amore anche a te. E basta, ciao. Ho decisamente detto troppe volte YouTube.